Allora, non è argomento di oggi perché tecnicamente non ha nulla a che fare con il diritto d'autore. Ok? Oggi io devo fare una lezione, una docenza sul diritto d'autore e non sul diritto amministrativo dei beni culturali. Ma, ahimè, il diritto amministrativo spesso viene utilizzato per creare una barriera che il diritto d'autore non può più creare, che è il caso della riproduzione di documenti o di immagini dei beni culturali. E lo sentite in tutte le salse, ne parlavamo prima in pausa, anche la foto degli scavi archeologici dove ci sono quattro mattoni, che non ancora ben identificati, però quella roba lì, visto che siamo in un ambito di una, non so, di un'area archeologica, allora comincia ad accendere una serie di problematiche, di interrogativi legate non tanto alla riproducibilità dell'opera dal punto di vista del diritto d'autore, perché non c'è creatività, è una foto di documentazione di quattro mattoni trovati, che poi magari siano le fondazioni di una villa romana di massimo pregio, che scavando sotto si trovi, che sa, questo è un altro problema, però il vincolo alla riproduzione di questa immagine al massimo può derivare dal diritto amministrativo, dal codice dei beni culturali, non dalla proprietà intellettuale. Quindi quando mi fate la domanda posso o non posso farlo, la risposta è dipende, nel senso che sul piano dei diritti d'autore al massimo c'è un diritto connesso del tizio che va a scattare la foto, però tutto da valutare, nel senso che sono foto che possono essere fatte anche da un robot, nel senso che a volte foto aeree che hanno un grado di creatività bassissimo, e anzi meno creatività hanno meglio è, perché devono documentare la realtà il modo più fedele possibile. Comunque poi richiedono comunque una certa competenza tecnica, quindi forse un diritto connesso del fotografo scatta, ma dire che c'è un diritto d'autore creativo difficilmente, e non c'è neanche un diritto d'autore creativo nel mattone in sé. Ok, quindi il diritto d'autore c'è nel monumento dell'autore vivente o comunque ancora tutelato. Anche lì tutto da discutere, perché se il monumento, come vi ho già detto prima, è sulla pubblica via, veramente pretendere che l'autore pretenda un diritto d'autore per la sua riproduzione mi sembra veramente folle, però questa è un'altra questione ancora. Fatto sta che io di questo tema mi sono occupato anche di recente, 11 gennaio 2016, se qualcuno vuole approfondire è su My Solution Post, un sito dove si fanno approfondimenti di questo tipo, il caso Anna Frank, ma soprattutto giochetti per rendere eterno il copyright anche quando non dovrebbe essere. E anche le pubbliche amministrazioni ci cascano. Perché? Perché si utilizza o la tutela dei beni culturali o a volte la privacy. Ah, ma non si può perché c'è la privacy. È una frase che ogni tanto viene utilizzata, no? Cioè, qualcuno diceva che quando una cosa non la si vuole fare si dice che c'è la privacy, o no? Oppure che c'è il copyright. Vabbè. La cosa che mi lascia più perplesso è questa parte qua sui limiti contrattuali, no? Perché abbiamo questi articoli 107 e 108 del codice dei beni culturali che, vabbè, più o meno voi conoscete. Il problema è che alcune pubbliche amministrazioni fanno sottoscrivere agli utenti dei limiti contrattuali, ovvero voglio l'immagine ad alta risoluzione dell'uomo vitruviano. Esempio che mi sono trovato a discutere con chi gestisce questo documento, e loro dicono: sul sito si trova già la versione a bassa risoluzione, chiunque la può prendere, non ci sono problemi perché è pubblico dominio. Ottimo, io dico, mi sembra giusto, è stato fatto nel 1500 e qualcosa, direi che è abbastanza il pubblico dominio. Però se uno vuole il TIFF ad alta risoluzione, no, quello non è in pubblico dominio. Al che dico: ma aspetta un attimo, ma l'opera è la stessa, abbiamo detto che la digitalizzazione non crea un diritto in sé, e quindi che sia in TIFF o che sia in JPEG non può fare differenza dal punto di vista del diritto, non mi tornano i conti. E però se uno vuole il TIFF deve venire da noi e compilare un modulo. Ah, allora è diverso. Vuol dire che stai aggiungendo un vincolo contrattuale, cioè questa persona compila il modulo, si identifica, quindi tu sai che si chiama Tizio e Caio, e si impegna, firmando questo modulo, a non diffondere il TIFF. Il fatto che loro facciano questa cosa conferma che il diritto non c'è, perché se no non avresti bisogno di un contratto firmato, di un impegno scritto.
E questa cosa qua, secondo me, è nevrotica, non sta molto in piedi. Si fa, capisco che sia un modo per far entrare nelle casse di certe pubbliche amministrazioni un po' di soldi, ed è legittimo, perché comunque noi italiani abbiamo un patrimonio documentale, archivistico, mostruoso, e in qualche modo dobbiamo farlo fruttare, però a me veramente, dal punto di vista giuridico, continua a non tornare, perché io la domanda arrivo, un attimo, sapevo che generava... La domanda che ho fatto a queste persone è: ma ok, ipotizziamo che io, va bene, decido di compilare sta roba e prendere questo TIFF, e poi il giorno dopo lo pubblico io sul mio sito, mettendolo lì a libera disposizione di tutti. Voi che cosa mi fate? Questa era la domanda a cui non ho avuto risposta, ma l'ho guardato così, beh, non si può. No, ho detto ok, non si può, ma se lo faccio cosa mi fate? Perché una causa di violazione di proprietà intellettuale non sta in piedi, perché non c'è un diritto di proprietà intellettuale violato. Quindi una l'abbiamo esclusa. Una sanzione di carattere amministrativo, forse sì, io non sono un amministrativista, quindi alzo le mani. Vorrei andare a vedere effettivamente quali sono le sanzioni previste dagli articoli 107 e 108, non mi tornano. Quindi la pubblica amministrazione che verbale, che sanzione mi può emettere? Chi di voi è più esperto? No, non sto facendo lo gnorri, è che veramente non lo so, non è mia materia. Esatto, quindi non c'è una norma che prevede una sanzione, quindi... possono emettere un tariffario. Sì, ok. Però vedete che l'unica cosa che possono fare è eventualmente spostarla sul piano contrattuale e dire: questo soggetto ha violato un contratto. E per me, scusate, ma non mi piace, non funziona così. Perché la mission della pubblica amministrazione è esattamente fare sta cosa, gestire il bene, i beni pubblici. Io l'ho già pagata quella roba lì con le tasse, non mi torna questa cosa. Però sono case editrici, perché solitamente l'argomento utilizzato è questo, no? Però lo facciamo solo quando abbiamo a che fare con case editrici che ne fanno un uso commerciale. Se l'uomo vitruviano uno lo vuol mettere su una copertina di un libro o su, prima è stato fatto l'esempio, utilizzato per una borsa come design di un giubbotto. Ahimè, signori, è di pubblico dominio, è stato fatto nel 1500 e rotti, basta. Cioè, è finita. Non possiamo rendere eterno un diritto che è scaduto, e che è logico, e che per fortuna è scaduto, vorrei dire. Questi sono artifici, non siamo nell'ambito del diritto d'autore. Certo, siamo nell'ambito del diritto amministrativo. Forse questo è il momento di usare il microfono, posso? Perché mi sa che se si accende il dibattito... Fai tu, grazie. No, perché mi sa che qua andiamo lunghi. L'ho già acceso io, sì. Noi nel nostro tariffario, assieme alle tariffe anche ad esempio per le fotocopie, abbiamo la tariffa per uso d'immagine. Sì, sì, ma lo so, perché il codice prevede. Che non c'entra niente col diritto d'autore, ma certo. Entra in un altro ambito dove noi come ente siamo proprietari di questo bene, di questo manoscritto. Non siete proprietari, siete custodi. No, siamo proprietari. Fate l'applauso su. No, perché sennò non ne usciamo vivi. Non siete proprietari di questa roba qua. Proprietari sono il popolo italiano, e voi avete l'incarico come pubblici funzionari di occuparvene. Se partiamo dal presupposto che siete proprietari, io... Ma allora, qui si apre un mondo, perché noi abbiamo anche le tariffe per dare, quando noleggiamo una sala, allora che non è anche questa di proprietà del popolo italiano, eppure anche la sala viene data a pagamento, e come diamo una sala a pagamento, non vedo perché non possiamo dare a pagamento l'immagine di un manoscritto. Perché che differenza file, c'è? Perché è un file digitale, è diverso dall'occupare le sedie, sporcare la moquette e utilizzare i microfoni. È diverso, quello è un file digitale, è stato digitalizzato una volta e può essere diffuso n volte. Purtroppo il digitale, come ho già detto, scombina... E se non è digitale? Ah, allora li mandate a casa l'uomo di quello vero? Vabbè, a quanti soldi? No, una fotocopia.
Allora io vorrei sapere perché quando abbiamo dovuto chiedere per un paio di cataloghi alla Louvre e anche alla British Library, ma lo so. Vorrei capire perché i conti hanno superato le 500-600 euro per due, tre immagini. Non sto dicendo di più. Che sia solo ed l'Italia. Era Giovanni Bellini, che era un italiano, guarda caso, lo so. Però lo possiede la British Library. Lo so bene. Allora, qui non stiamo parlando di noi che facciamo pagare al popolo italiano, stiamo parlando di persone che possono venire da qualunque paese del mondo, lo so. Perché l'immagine digitale si vende, l'abbiamo venduta anche in Gran Bretagna, anche negli Stati Uniti. Oppure vogliamo parlare delle case editrici che fanno opere magari per le casse di risparmio e per le banche e che le costellano esclusivamente di opere d'arte della nostra biblioteca e dei nostri musei, ci è capitato, le vendono a 900 euro, un'edizione che non so chi mai gli comprerà, ma che comunque contiene 50-60 immagini, tutte dei civici musei del Friuli Venezia Giulia e, di Trieste, ovviamente essendo civici del Friuli Venezia Giulia, parlando in giro della regione e anche delle biblioteche. Capisce che questo è un modo anche un po' indebito di appropriarsi di queste immagini, perché in realtà l'opera non è in sé un'opera d'ingegno. Io non lo vedo così indebito, sinceramente, perché l'attività editoriale non mi sembra così poco nobile, nel senso anche loro fanno attività di divulgazione. Vogliamo semplicemente capire se vogliamo l'immagine spostarci in un'ottica digitale. Scusa, sì, l'immagine digitale, qualsiasi sia, no, è un file. Quindi che differenza c'è tra la foto di un'opera d'arte fatta da un fotografo che diventa autore e un file acquisito in un altro modo? Non diventa autore. Questa è un'altra cosa su cui ci sarebbe molto da discutere. Però ce ne sono tantissime, vediamo i fratelli Alinari, come, no, ma infatti io come sono principio, e vendono a caro prezzo le loro foto. Allora, torniamo sull'esempio della Lega Calcio del io ho le chiavi, torniamo ancora su quello. Cioè i fotografi, quando vengono fatti i cataloghi delle mostre o dei musei, che hanno l'esclusiva, è un'esclusiva basata sempre su quel discorso lì. Cioè io ho le chiavi e quindi faccio fare le foto a te e non a lui. È la stessa cosa nostra. Ma non è che questo crea un diritto a favore del fotografo? Io la vedo molto tirata. Un po' sì, perché poi questo se ne avvale per un sacco di tempo. Ma perché avete fatto un accordo in quel senso lì. Come anche questa è una distorsione. È un accordo come questo, è uguale. Ma poi vorrei capire l'attività creativa del fotografo, sinceramente, se io devo riprodurre un quadro, meno creativo sono, meglio è. Infatti. Cioè, ok? Quindi già cozziamo con uno dei principi fondamentali del diritto d'autore. Possiamo tirar fuori che ci vogliono delle competenze tecniche particolari, ok? Va bene. Quindi al massimo si crea nel contesto italiano un diritto connesso che dura 20 anni. Quindi quanta roba avremmo ormai da utilizzare liberamente? Eppure ho litigato con un'azienda che faceva rilevazioni aeree, foto aeree dei centri urbani, che aveva un pacchetto di immagini del 90-91. Abbiamo mandato su un aereo col fotografo e questi li vendevano a un bel po' di soldi, fin quando io nel 2011 l'ho contattato dicendo ma vedo che sulla vostra pagina web c'è indicato un copyright, ma c'è scritto che le foto sono del 90, e loro dicono, sì, e gli faccio, ma se sono del 90 il copyright è andato, perché sono 20 anni dallo scatto. Ho sentito del panico dall'altra parte del telefono, perché ovviamente parlavo con una segretaria, qualcuno che non era addetto all'ufficio legale, la faccio richiamare da chi si occupa di queste cose. Il quale mi richiama, che non so se era qualcuno dell'ufficio legale o comunque un responsabile, il quale mi dice, no, ma come sono scaduti? Sono 70 anni dalla morte dell'autore. E faccio, no, attenzione, sono foto aeree con bassissimo livello di creatività, perché erano la classica foto per documentare il centro della città, e quindi sono articolo 87 seguenti, legge sul diritto d'autore, mi spiace per voi. Ma perché lei cosa ne vuole fare? Ho detto, no, io ne voglio fare nulla, io sono un ricercatore, sto facendo le tesi di dottorato, semplicemente mi sembrava, volevo capire questa cosa, visto che sto citando esempi di questo tipo. Morale, qualche giorno dopo hanno mica tolto quella cosa lì dal sito, cioè piuttosto si sono fatti del male, cioè piuttosto non le vendono per capire la l'ossessione di alcuni soggetti, no? Per cui, allora se qualcuno me le prende, se qualcuno te le prende le pubblicherà e la gente
e la gente le userà. Che problema c'è? No, le hanno tolte, così in questo modo se tu le vuoi li devi chiamare, li devi contattare, non puoi più andare sul sito e compilare la licenza e pagare online con la carta come si faceva prima. E loro lo sanno, questa cosa gli fa paura, perché? Perché i centri delle città italiane, fotografati nel 90, sono foto ancora utilizzabili abbastanza, perché i centri sono più o meno uguali, poi cambiano i sensi unici. Però dal punto di vista della documentazione sono ancora foto interessanti, però non è che ti puoi inventare un diritto dove non c'è, è ora di finirla questa cosa. E questo era un classico esempio. E qui li ho messi un po' in questo articolo, e poi, ripeto, se la vogliamo mettere sul piano politico, ok, loro mi dicono, ma la nostra giunta, il nostro delibera comunale ha deciso di adottare un tariffario, ovvio che voi come funzionari non potete ignorarlo, vi sto facendo riflettere sulla base giuridica che questo meccanismo, che questo sistema può avere, tutto lì. No, ma è anche un costo del personale che fa questo lavoro, è una cosa vorrei veramente capire quanti soldi entrano rispetto a quanti ne escono per gestire tutta sta macchina, ok, questo che vorrei capire, tutto lì. Poi ognuno faccia ciò che crede, poi ripeto, non siete voi, no? Sono quelli che stanno nello stato politico che hanno deciso questa cosa. Però l'hanno decisa perché la legge nazionale gli dice, articolo 107 e 108, che lo possono fare. Articolo 107 e 108, secondo alcuni miei colleghi amministrativisti, in realtà è in conflitto con una direttiva europea che è arrivata successivamente, quella del 2013, la PSI, Public Sector Information. Quindi occhio, perché potrebbe che dall'oggi al domani becchiamo una procedura di infrazione dell'Unione Europea perché non abbiamo aggiornato il codice dell'amministrazione il codice dei beni culturali a una direttiva. Poi succede, se lo fanno con quello devono fare con altre 600.000 norme, però vi assicuro che parlando con qualche amministrativista è venuta fuori anche questa cosa, per cui il public sector information, il cosiddetto tema sull'open data, dati pubblici open, se la leggete stride un po' con questo 107-108 che pone il potere nell'ente pubblico di creare un tariffario. Poi, ripeto, giustamente voi fate il vostro lavoro, però qua qualche riflessione su queste limitazioni, e ripeto, questa cosa qua del chiedere a un soggetto di identificarsi e fargli firmare un impegno scritto per non diffonderlo mi sembra veramente un po' eccessivo, visto che non sta facendo altro che usare un file un po' più definito di quello che già c'è sul sito. Cioè veramente la differenza mi sembra la stiamo misurando in pixel, è tutto lì. Prego, microfono. Nel caso appena citato, qual è la possibilità, diciamo, di azione da parte della persona nei confronti dell'amministrazione? Cosa può fare la persona nei confronti dell'amministrazione? Ma deve, si rifiuta di fare questo contratto. Può, diciamo, far sì che l'amministrazione comunque... Ecco. Perché se non gliela danno, non gliela danno. Però ritorniamo alla mia domanda precedente, che dicevo, ma se io in qualche modo poi questo file lo ottengo e lo metto online, voi che mi fate? Qualcuno risponde a questa domanda? Diciamo che se nel regolamento di concessione di utilizzo delle immagini che ho fatto sottoscrivere, che è previsto appunto nel mio regolamento di ente, ho previsto anche le sanzioni per chi non rispetta il regolamento, gli arriva una sanzione amministrativa, una multa. Quindi sì. Va bene, certo, non c'è altro, nel senso, no, che una sanzione amministrativa. Perché non credo che nessuna pubblica amministrazione si mette... Sono curioso di vedere un po' di sentenze su questi casi qua. Credo che nessuno, esatto, neanche applichi la sanzione, sinceramente. Esatto, perché poi avrebbe un reverbero politico devastante... Ma credo. Questo non sa. Non... Penso più o meno di sì, però vediamo. Cioè, però io credo che i presupposti siano diversi, cioè appunto, come giustamente diceva lei, non si tratta sicuramente di diritto d'autore, ma si tratta di diritto di utilizzo di un bene che mi è dato in custodia o che io posseggo, ovvero sia alla stessa maniera in cui l'amministrazione può decidere un tariffario per la concessione in uso dei locali di propria proprietà, alla stessa maniera può decidere un tariffario per l'utilizzo delle immagini di beni di propria proprietà.
ovviamente, diciamo, non può essere, non ci, siccome gli enti pubblici comunque non hanno lo scopo di lucro, deve essere commisurato ai costi, questo non c'è dubbio. Beh, allora, io in realtà non avevo previsto, però se, vedo che vi intriga particolarmente questo tema. Cioè la norma, allora, i famosi articoli 106, 107, 108 li conoscono tutti? No? Dobbiamo leggerli? Perché così vi rendete conto anche un po' della, insomma, di quanto, cioè più una norma è girata con le parole perché deve in qualche modo aggrapparsi a qualcosa, eh? Attenzione il discorso delle pubbliche amministrazioni che abbiano in consegna. Quindi conferma il fatto che non siete proprietari, ma avete in consegna, neanche in custodia. Sono il comma 3 bis che è stato inserito non tanto tempo fa, di quando è l'articolo? Vabbè. Sono in ogni caso, comma 3 bis dell'articolo 108, sono in ogni caso libere le seguenti attività svolte senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza e del patrimonio culturale, quindi se sono per questi fini, riuscite a vedere un po'? Okay. La riproduzione di beni culturali diversi da beni bibliografici e archivistici, questa è un'eccezione espressamente inserita nella norma, prima non c'era, l'hanno rimessa, quindi hanno escluso i beni bibliografici e archivistici, sono quelli di cui vi occupate voi, quindi quelli lì in realtà vanno ancora sotto e nessuno ha capito bene perché. Perché gli altri beni culturali sì, se valesse quel principio lì, quelli bibliografici e archivistici invece, attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all'interno degli istituti della cultura, cioè hanno capito che praticamente, né all'interno degli istituti della cultura l'uso di stativi o treppiedi, quindi se la foto la faccio in piedi è libera, se però metto mi spiegate la differenza a livello di danno, di utilizzo, forse l'unica differenza è a livello di occupazione dello spazio e del tempo perso. Ok? Vabbè. E che non comportino alcun contatto fisico con il bene, quindi se il file è già stato digitalizzato e mi arriva su chiavetta da qualcuno, non va a toccare il bene, non c'è pericolo che lo esponga a sorgenti luminose, che lo danneggi, non c'è pericolo che io occupi dello spazio all'interno del museo mettendo giù un treppiede. La divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali legittimamente acquisiti in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro neanche in diretto. Quindi sono in ogni caso libere. Le seguenti, anche qua, come vedete, già nell'introduzione alla norma mi dice svolte a scopo di lucro e poi qua riprodotte a scopo di lucro. Cioè siamo sempre su delle norme che sono neanche in diretto. Cioè sono veramente norme che a me sembrano aggrapparsi agli specchi per cercare di creare un vincolo e poi quando qualcuno gli ha fatto notare che quel vincolo poteva essere eccessivo allora aggiungere un comma 3 bis per creare l'eccezione all'eccezione dell'eccezione e dire che in questi casi allora in realtà se uno si fa la foto col quadro, il selfie, allora in quel caso non danneggia nulla a nessuno perché non sta usando un treppiede, non sta usando il flash. E poi che la divulgazione di questo mezzo sia stata legittimamente acquisita in modo da non poter essere ulteriormente riprodotta a scopo di lucro neanche in diretto. Infatti questo è il capello per cui ad esempio c'è il problema proprio di Commons. Il cavillo per cui ad esempio non si può implementare Wikicommons con immagini fatte appunto a titolo personale, fotografie fatte a titolo personale, perché lì il tipo di licenza prevede la distribuzione anche a scopo di, cioè la possibilità di impiegare le immagini anche a scopo di lucro. È vero. Quindi là ci va proprio solo il pubblico dominio a questo punto. E perdiamo la possibilità di avere a disposizione un bacino di immagini dei nostri beni culturali anche attraverso questi canali. È noto. Adesso qua tra l'altro adesso mi sono ricordato del sito fotolibere bbcc.wordpress.com e chi è su Facebook c'è Foto nei musei, il gruppo Foto nei musei o foto libere nei musei, qualcosa del genere. E loro sollevano anche questa questione dal punto di vista anche proprio politico, cioè hanno fatto un disegno di legge per chiedere la modifica del famoso decreto Art Bonus che parlava di questi temi. E loro segnalano che negli istituti che permettono questa parte qua, che permettono agli utenti di fotografare, si continua a chiedere un canone per le fotografie fino a 2 euro a scatto, qualcuno ha detto anche 3, prima, nella pausa,
Negli istituti che negano agli utenti la possibilità di fotografare si torna all'obbligo di foraggiare ditte private fotografi ai quali il servizio di produzione è affidato in appalto esclusivo. Ricordo quando io mi sono laureato già nel 2003 che c'era un cartello fuori dall'aula lauree, della sala lauree, con scritto vietato ai parenti svolgere fotografie. Io non ho papà e zio e mamma particolarmente appassionati della fotografia, però un mio collega sì, c'era il papà fotografo. Dice, ma ti pare che io non posso portare mio papà a fare la foto alla mia laurea in un'università pubblica? No, non si può perché c'è già il fotografo ufficiale. Ovviamente noi da giuristi abbiamo detto, ma ci spieghi un attimo, ufficiale in che senso? Al che lì ho visto sudare un attimo il bidello e dire, ma no, è quello che è sempre venuto lui. No, gli ho detto, scusi un attimo, ma questo qua poi cosa fa? Poi vi vende il DVD con le foto. A quanto? A quanto, secondo voi? Ho pagato 90 euro DVD con la ripresa e le foto, che ho guardato ovviamente una volta e poi è finito in uno scaffale, però sai cosa fai? Non lo compri? Sai, la tua laurea, ok. Vabbè, chiuso il discorso. Sinceramente, sarei curioso di sapere il bando... Come è stata bandita questa attività dall'università da pubblica per affidare ad un unico soggetto questa attività? E lì non è un'attività per dare un'attività per creare un'attività di guadagno ad un soggetto che probabilmente è amico del cugino, del fratello, del rettore, perché qualche dubbio ti viene, no? Cioè non può mio papà farmi una foto mentre sto facendo perché viene il tizio a dirmi di spegnere, non esiste. E vi assicuro che c'è ancora sto cartello, le lauree, in università pubbliche, private facciano quel cavolo che vogliono, non mi piace lo stesso ma facciano un po' quel cavolo che vogliono. Signori, queste sono un po' le cose su cui vorrei farvi riflettere. Poi, ripeto, leggete l'articolo, ci sono un po' di cose in cui sollevo anche delle norme contraddittorie, perché poi alle norme di livello nazionale, quindi articolo... 107 e 108 del codice dei beni culturali, ci sono i regolamenti delle varie pubbliche amministrazioni che quando li abbiamo letti a volte ci siamo accorti che non sono stati scritti proprio bene, a volte aggiungono dei vincoli che l'articolo 107 e 108 non consentono, oppure addirittura ci sono dei regolamenti che sono precedenti al testo dell'articolo 107 e 108 e nessuno li ha mai aggiornati. Ma sì, c'è ancora quello, e gli ho detto, sì, ho capito che c'è ancora quello, ma la legge nazionale è cambiata, vabbè, ma tanto sta lì a cambiare per 5 righe. Leggetevi l'articolo in cui segnalo tutte queste, e alla fine dell'articolo ho segnalato anche il problema delle barriere culturali, cioè dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni che sono convinti di essere proprietari del bene. Questa secondo me è una barriera culturale che va superata. Vabbè, chiuso il discorso, questo era un fuori tema, però vedo che ha generato particolare interesse.